Benvenuti in un nuovo video. Spero che questa postazione vi piaccia perché devo dirvi che potrei aver trovato la mia postazione ideale. Poi fatemi sapere ovviamente voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, ma devo dirvi che riesco a usufruire molto della luce naturale e non è perfetta ovviamente, ma ci stiamo lavorando. Pian piano troveremo la luce proprio ideale. E mi piace anche il background, non so, mi rilassa moltissimo. Vi ripeto, fatemi sempre sapere che cosa ne pensate perché insomma, è una ricerca lunga, ma voglio arrivare alla perfezione, quindi insomma, mi aiutate moltissimo con il vostro feedback. Ad ogni modo, premessa fatta, iniziamo subito con il video perché non vorrei che fosse lungo come al mio solito. Che video è? L'avete letto qui sotto nel titolo, ma fatemi sempre mantenere la suspense di cui sapete sono regina. E cioè stiamo parlando del video I peggiori acquisti del 2021. Questo video me l'avete richiesto in moltissimi, in realtà su Instagram. Tra l'altro, considerate che io mi ero totalmente dimenticata di questa tipologia perché la mia vecchia vita a casa, diciamo, dei miei genitori, per me è una vita passata di cui ricordo poche cose, non so per quale motivo, soprattutto inerenti ai video che giravo, non so per quale motivo. Mi sembra passata, non lo so, 5 anni, in realtà nemmeno 6 mesi, quindi mi serve il vostro aiuto. Mi avete ricordato che questa tipologia all'epoca vi era piaciuta moltissimo e a me piace guardarla, quindi quando vedo qualcuno che la fa, soprattutto stranieri, cioè americani, inglesi, eccetera, la guardo sempre con piacere perché trovo sia, a parte un po' gossip, un po' curiosità, perché a tutti noi piace sapere un po' dei fallimenti altrui, soprattutto su queste cose su cui si può gongolare senza essere maligni, insomma, senza cattiveria, e come appunto un acquisto sbagliato che per quanto possa essere grave è relativa, no? Nella scala dell'ingerarchia, dell'importanza delle cose. In più, perché a mio avviso, oltre a questo, oltre a farci gongolare nella nostra cattiveria, ci permette anche, secondo me, di fare un ragionamento ulteriore se magari quella cosa avevamo intenzione di acquistarla, e ci fa fare insomma un po' un ragionamento e dire ok, forse questa persona ha fallito, magari potrei evitare di fallire anche io. Non lo so, io faccio sempre questo ragionamento, non so se vi è utile, magari lo state guardando solo per passare un pomeriggio, una mattina o per tenervi compagnia. Ad ogni modo, insomma, spero che questo video vi piaccia. A me piace girarlo, mi fa rendere conto pubblicamente dei miei errori, quindi mi aiuta, spero, a non rifarne mai più, anche se quest'anno voglio prendere questa cosa come un motivo per migliorarmi. Poi insomma ve lo dirò durante insomma, nel corso del video. Adesso vi lascio insomma alle 7 cose, ai 7 acquisti peggiori che ho fatto nel 2021. Cosa intendo con acquisti peggiori? Acquisti peggiori intendo cose che ho comprato e tornando indietro probabilmente non ricomprerei, nel senso che o non mi sono state utili o le pensavo diverse e quindi alla fine non mi sono state utili perché io avevo un'idea diversa di quella cosa, oppure inizialmente avevo un'idea di come poterla utilizzare, ma poi ho cambiato idea in corso d'opera. Insomma, penso capiti a tutti noi quotidianamente purtroppo di fare acquisti ci pentiamo, no? E questi insomma sono i miei. Anche se vi dico da subito, scusate le premesse, ma sono una chiacchierona, lo sapete, quello che voglio fare con tutte queste cose è cercare di riutilizzarle. Forse vi giuro, forse una o due cose non potrò, non, questo discorso non è applicabile e poi vi dirò i motivi, ma su tutto il resto ho già delle idee su come poterle utilizzare, quindi mi sento già un po' scusata e meno in colpa perché appunto trovare una nuova vita alle cose che magari non ci piacciono, non ci piacciono più o non abbiamo usato per n ragioni, parte da motivazione e poi è una buona azione. Direi di iniziare dalla prima cosa, quindi il primo acquisto epic fail del 2021. L'acquisto in questione mi duole proprio l'anima a raccontarvelo perché in realtà non è un acquisto sbagliato da parte mia, ecco, questa non è assolutamente colpa mia, voi direte ecco, già che metti le mani avanti, sì, le devo mettere perché in questo caso se queste cose avessero funzionato come io avevo intenzione di utilizzarle, saremmo qui a metterle nel video dei preferiti del 2021 e non negli acquisti peggiori. Infatti sto parlando di queste ciabatte qui che tra l'altro mi avete visto in un video haul di Primark, perché queste le ho prese esattamente da Primark a ottobre, mi sembra, con Alice, cioè anche lei le ha comprate uguali. E sì, mi pare proprio che vi ho fatto un video haul che trovate sul canale. Ne ero entusiasta perché erano esattamente come le stavo cercando, quindi sono un paio di pantofole, insomma, da casa. Erano del colore perfetto perché a me questo colore chiaro ormai avete capito che è tipo diventato tra i miei preferiti. In più si abbinava perfettamente al pavimento di casa mia che è grigio, che non è facile comunque. Quindi ero entusiasta, in più erano tutte pelose, calde, belle anche alte, nel senso che sono abbastanza, cioè hanno un po' di plateau e quindi per me che sono bassina mi danno un po' di importanza anche dentro casa, quindi ne ero proprio entusiasta. Il problema qual è? Allora, il problema non vi spaventate, cioè non sappiate a cosa andate incontro, è che si sporcano.
in una maniera assurda. E so che voi mi direte, vabbè Marti, c'hanno il pelo, che ti aspettavi? No, perché io ho avuto tantissime ciabatte col pelo, soprattutto in inverno, praticamente solo col pelo, le ho possedute perché io ho sempre freddissimo, quindi la ciabatta, diciamo, in plastica mi fa venire freddo proprio da subito. E non mi è mai capitata una roba del genere. Guardate, cioè io questa parte la pulisco, la pulivo perché ormai non le utilizzo più, sarà un mese e mezzo che non le uso più perché sono insopportabili. Considerate che questa parte l'ho sempre pulita. E pulivo anche questa, ma si riducevano così, questo ve l'ho presentato per farvi, proprio darvi testimonianza di quello che dico, dopo nemmeno, non lo so, 3 giorni, nonostante io pulisca a casa, almeno diciamo per quanto riguarda il folletto, insomma adesso che ho il Dyson, quello lo passo tutti i giorni, ovviamente ci sono cose che uno non può fare a cadenza settimanale, ma deve per forza fare, non vi dico tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno no. E comunque si riempivano così, nonostante io viva da sola, non abbia animali, non abbia nessun altro che sporchi oltre me, e comunque anche io non è che sporco, insomma sto molto attenta, sono una precisetta, non so come sia possibile, ma raccolgono la sporcizia che non c'è e mi lasciavano pezzetti di polvere ovunque. Ripeto, so che qualcuno mi può dire, Marti, ma tutte quelle in pelo lo fanno? No, non è vero, perché io ne ho avute tantissime in pelo e queste sono le prime che mi hanno creato un problema del genere. Cioè non le ho più potute utilizzare perché mi veniva l'angoscia, cioè ogni volta che le mettevo lasciavo filamenti e sporcizia ovunque, quindi per me sono state un pessimo acquisto, ma vi ripeto, non perché, ecco, non per colpa mia, ma per colpa del fatto che evidentemente, non so, forse il pelo è troppo basso rispetto alla suola, doveva essere più alto e non strisciare per terra, perché sennò è ovvio che raccolga la sporcizia, quindi primo acquisto fail. Il secondo peggiore acquisto del 2021 sono state queste, che tra l'altro potevo inserire anche nel video comprati e mai usati, che se vi interessa vi faccio anche quello, perché purtroppo per noi abbiamo anche qualcosina di quella categoria, e ve ne spoilerò una che ho voluto inserire anche qui per adesso. E sto parlando di queste qui. Allora, queste qui io le ho comprate a agosto scorso, me lo ricordo proprio, è stampato nella mia testa questo ricordo. Le ho comprate e nell'haul che vi ho girato vi ho detto, queste le ho prese per andare al mare. Martina, tu ti sei ricordata di portartele al mare? Certo come no. No. Sono rimaste sepolte nell'armadio delle borse e le ho ritrovate, boh, durante le festività natalizie. E il bello, sapete qual è? È che il ricordo è completamente andato via dalla mia mente, cioè io non avevo ricordi di questo acquisto fin quando non le ho ritrovate qualche tempo fa, e questa cosa mi ha molto scioccato, uno perché vuol dire che sto veramente perdendo la memoria, due perché faccio acquisti inutili ogni tanto e devo iniziare a capire che è finita quell'era. Quindi di cosa sto parlando? Sto parlando di queste borsettine qua. Mi sembra fossero di Pull & Bear e le avevo pagate pochissimo perché in saldo. Avete presente quella maledetta fila di prodotti che mettono alla cassa? Ecco, quella per me è maledetta perché io nella noia traffico là dentro e trovo sempre qualcosa. Per farvi capire che non vi sto mentendo, c'è ancora il cartone, quindi proprio mai utilizzati. Cioè, vedete? Non ho detto bugie. Questo in teoria era un borsello, in pratica non so per cosa, perché nel senso non è che io al mare vada comunque in giro come Tarzan solo col costume e gli spicci. Cioè, comunque almeno ho il telefono, almeno ormai abbiamo la mascherina, almeno ormai abbiamo la mucchina, quindi questo era proprio inutilizzabile, ma non so perché ho pensato mi sarebbe potuto essere utile, sbagliavo. Uguale per questa borsettina, il colore devo dirvi non mi dispiace, ma la sua utilità mi è ancora oscura, perché effettivamente non so che cosa ci potrei fare. Ah no, scusate, non sono di, scusate mi sono sbagliata, non sono di Pull & Bear, sono di Stradivarius entrambe, scusate, ho appena letto dentro la marca e ho fatto un errore. Comunque, sì, cioè è troppo piccina, non c'entra assolutamente niente. Anche qui non si spiega che cosa ci volessi fare. Forse, guardate, questa ancora la posso utilizzare, ma questa è proprio l'inutilità fatta a oggetto. Quindi credo che questo lo regalerò a qualcuna, magari delle mie amiche o a mia mamma, insomma, se credono che gli possa, se una di loro crede che gli può essere utile, questa prova a dargli una nuova chance. Quindi già qui mi sento 50 e 50 un po' sollevata. Terzo acquisto fallimentare del 2021 è questo. E quello che mi duole dire è che è il più recente, quindi ho sbagliato. Sto parlando di questa qui, probabilmente me l'avete vista in alcune storie su Instagram, perché la utilizzo spesso, devo dire, ed è una, diciamo, come si chiama, una batteria portatile per l'iPhone, quindi è di Apple, marca Apple, che funziona con il sistema magnetico, e c'è scritto anche il prezzo, quindi non lo diremo ad alta voce, perché sennò la Martina dentro di me, che è saggia, che ogni tanto è nascosta, si sente male. Comunque, che cos'è? È una batteria portatile aggiuntiva per caricare il telefono, e col fatto che appunto i nuovi iPhone hanno questa, diciamo, tecnologia MagSafe, per cui non serve necessariamente il cavo per caricarli, ma si possono caricare anche con una base magnetica, quando è uscita questa io ho detto no vabbè, fighissima, cioè la svolta, anche perché comunque il cavo molto spesso,
oltre a essere scomodo, rischia di rovinarsi, quindi sarebbero altri soldi per il cavo, perché comunque se uno ce l'ha in borsa, il cavo, cioè, va piegato, è un macello, poi comunque il power bank, i power bank pesano, insomma, una rottura di scatole. Quindi quando ho visto questa uscita ho detto: no, vabbè, geniali, la voglio. E l'ho comprata. Errore. Qui Martina, quando editerai, te lo devi segnare sull'agendina dei buoni propositi. Il mio errore è stato credere che avesse una buona percentuale di carica. Non è così assolutamente, nel senso che, shock, vi sto per scioccare, ve lo dico, la carica di questa... di questo fregnetto per il telefono del mio modello, che è un 13 Pro Max, è del 40%. Cioè, questa cosa carica il mio telefono solo in più del 40%, e questa cosa è scioccante, perché io mi immaginavo almeno di fare una carica completa, cioè almeno che da 20, non lo so, me lo portasse a 100, e invece da 20 arrivi a 60, e questa cosa è sconvolgente, perché chiaramente un 40% in più, sì, per carità, ti aiuta, ma... se stai, non lo so, al 50 e arrivi al 90, non se stai al 20 e arrivi al 60, magari ti serve per ancora molte ore. Quindi effettivamente, tornando indietro, non so se lo acquisterei. Diciamo che è sicuramente comodo, e su questo è ovvio, è comodissimo, esteticamente super appagante, anche qui errore, perché io sono sensibile alla bellezza. E terzo, comunque lo utilizzo, perché questo, ecco, è un acquisto peggiore, nel senso che me l'aspettavo meglio di com'è, mi ha deluso, ma io lo uso, cioè non è che è un acquisto peggiore perché non l'ho utilizzato, ve lo dico subito, questo lo utilizzo sempre, tanto che me lo vedete sempre su Instagram. Però ecco, tornando indietro, non so se lo acquisterei, perché per il prezzo che ha la carica è veramente troppo bassa. Quindi Apple, che vogliamo fare? Vogliamo farci ridere dietro? Non lo so. Quindi lo uso tutti i giorni, per cui tutto sommato un acquisto devastante non è, però ecco, mannaggia a me. Vi ho fatto vedere solo la scatola, ecco, così è come si presenta il prodotto poi di per sé. Vedete, ha proprio il simbolo della, insomma, della carica MagSafe del telefono, ed è così, non pesa niente ed è stracomodo, perché si appiccica al telefono subito così e rimane attaccato tutto il tempo, cioè non scende. Vi faccio vedere ora che mi è venuto in mente, per farvi capire. E così carica il telefono, e vedete, non va giù, e il telefono pesa un pochino di più, ma niente di che. Quarto acquisto fallimentare del 2021 in realtà è acquisti, perché ne ho raggruppati due in questa categoria, quindi ho il bonus in questa, e sto parlando di due cose che ho comprato prima di venire a vivere in questa casa. E devo dirvi che, nonostante io sia stata molto brava, perché di tutte le cose che ho comprato prima di venirci a abitare sono veramente pochissime quelle di cui mi sono pentita, e considerando che era la prima volta ovviamente che andavo a vivere da sole, che quindi tante cose non ero minimamente esperta, mi ritengo comunque soddisfatta. Però ovviamente quando fai acquisti per una situazione che non conosci puoi sbagliare, perché chiaramente io tante cose non avevo idea di dove le avrei potute mettere, mi piacevano e le ho comprate, e in alcuni casi ho sbagliato. Vi faccio vedere queste due cose che ho preso da Primark, che praticamente non ho mai usato. Allora, la prima è questa, e come sempre su questa mi, come dire, scarico la colpa su Primark, cioè che la problematica qui, nonostante questa sia molto bella, e che cos'è? È una lampada da esterno, aesthetic, quindi molto molto bella, si dovrebbe, diciamo, da attaccare da qualche parte, insomma, fuori con un gancio, e si dovrebbe mettere all'interno una candela, quindi è una lampada nel senso da candela, non una lampada con la corrente. Quindi in questo cosino di vetro si dovrebbe mettere una candela, che come potete vedere io avevo messo. Il problema è che io non riesco, cioè ho proprio un problema pratico, cioè che non riesco ad accendere la candela da dentro direttamente, perché mi brucio, cioè il fuoco ovviamente risale su di me, ma al tempo stesso non riesco nemmeno ad accenderla, infilarla in questo coso e rimetterlo dentro senza scottarmi. Quindi di fatto per me è un enigma, quindi o devo trovare qualcuno che non è particolarmente sensibile al calore, oppure praticamente inutilizzabile. Ora, c'è da dire che questa secondo me esteticamente è bellissima, e infatti finché era bel tempo, insomma, sono stata fuori, il mio balconcino l'ho sempre esposta, perché comunque faceva sempre un po' di sceneggiata, però è praticamente inutile, cioè avrei potuto prendere allora una cosa estetica solo per l'estetica, invece questa in teoria dovrebbe anche fare una cosa, ma non la fa, perché io non riesco a fargliela fare. Quindi un po' sono impedita io, un po' questa che è pensata un po' così, e quindi niente, un po' un fallimento. Vi ripeto, mi piace comunque, quindi penso che oggi potrei fare lo stesso errore, perché è veramente molto carina, è proprio nel mio stile, quello che piace a me. Però l'ho utilizzata poco. Seconda cosa di questa quarta, insomma, categoria che ho fallito è questa. E questa in realtà vi dico proprio la sincera verità, che sono stata un po'
ingorda, nel senso che io sapevo dal primo istante che l'ho presa che non avevo idea di cosa farci, ma mi piaceva così tanto che il pensiero di poi un giorno pentirmi di non averla presa e non trovarla più, perché da Primark sappiate che vige la regola per cui quello che vedi oggi non lo vedrai mai più nella tua vita, non si sa dove finisce la roba di Primark. Voi ci andate oggi, domani quella stessa cosa di cui vi siete innamorati, 99% c'è più. Quindi dovete essere veloci nelle decisioni, per cui mi ero lasciata conquistare, insomma, convincere dall'oggetto che mi aveva parlato e mi aveva detto comprami, e io va bene, ti porto a casa, e me lo sono portato a casa. Ed eccolo qua. E che dovrebbe essere, Martina? Allora, in teoria è una cosa da appendere, qua ci sono, diciamo, cosini per, insomma, appenderlo a delle viti al muro. Semplicemente, diciamo, delle mini mensole su cui mettere, non lo so, dei mini cactus, una candelina, insomma, cose piccine. Ovviamente è una cosa puramente estetica, non è una mensola per mettere cose serie, le mensole serie sono queste, chiaramente. Il problema è che io vivo nella costante paura attualmente di fare dei buchi in un punto e pentirmene e dover poi di nuovo chiamare gli operai per stuccarli, perché ovviamente io non ho finito casa, nonostante a voi sembri magari una casa completa, non è completa, nel senso che ho una marea di roba che non so dove mettere, quindi servirebbe comprare almeno un altro paio, per dirvi, solo in sala un altro paio di mobili. Quindi non so, una vetrinetta qui davanti, lì un altro comò per infilare la roba, perché veramente non so dove metterla. E quindi chiaramente, non sapendo le dimensioni di questi mobili che andrò a comprare, non essendo comunque una scelta così che uno va e compra, chiaramente non l'ho mai potuto appendere perché non ho idea se poi magari li faccio in un punto in cui poi magari metto un mobile che non ci sta bene, insomma, tanti problemi, per cui alla fine non l'ho mai utilizzato. L'ho sempre, diciamo, tenuto qui sopra sulle mensole, che per carità non è che sia brutto, però è proprio sprecato e inutile. Quindi sicuramente nel 2022 però mi sento che ne farò buon uso, perché comunque sicuramente la casa sarà finita o proprio mancheranno proprio i dettagliissimi ormai, e quindi confido nel poterla utilizzare. Quindi anche qui 50 e 50 di acquisti fallimentari. Quinto acquisto di cui un po' mi pento, non è che me ne pento nel senso che dico non avrei dovuto prenderlo, me ne pento perché dico non l'ho utilizzato così tanto come avrei pensato. E sto parlando del Kindle. Allora, tra l'altro vi ho fatto un video, no, non vi ho fatto un video, mi è arrivato questo durante il Vlogmas del 2020, cioè io dicembre scorso, quindi non quello appena passato, quello prima ho girato di Vlogmas, e mi ricordo che in uno di quelli era arrivato il pacco Amazon che appunto conteneva il mio nuovo Kindle. Tra l'altro vi avevo fatto un grande discorso a riguardo, perché che era vero ovviamente, sul fatto che il mio precedente, perché io ho sempre avuto il Kindle nella mia vita, l'avevo regalato a mio padre durante la pandemia, durante il primo lockdown, perché lui non poteva andare da nessuna parte a acquistare libri, era l'unico della famiglia a non avere il Kindle, quindi ho detto senti papà, tieni, tanto io leggo le mie cose sul telefono, eccetera, quindi tieni e tieni. Il problema è che lui poi si è tenuto veramente, cioè proprio presa la lettera il mio consiglio, quindi io sono rimasta così, fregata, perché poi quando mi serviva, per esempio al mare, per non caricarmi i libri, non ce l'avevo. Ho aspettato a prenderla. L'anno scorso mi sono detta a dicembre, senti, io lo voglio, e quindi l'ho comprato alla fine e avevo preso l'ultimo uscito. Ora sinceramente non mi ricordo il modello, quindi se vi interessa recuperate quel Vlogmas del 2020 in cui l'ho preso, così insomma capite, e perché lì vi do tutti i dettagli, ed è fatto in questo modo, cioè è molto diverso dal Kindle normale, quindi quello classico che avevo, perché ha uno schermo a parte molto più grande e poi ha anche i tasti per andare avanti e indietro con le pagine qui. Devo dirvi che a livello estetico è bellissimo, lo schermo è meraviglioso, cioè vedete quanto qualitativamente è alto, cioè io mi muovo e rimane la stessa identica la qualità, cioè nemmeno un iPad ha questa risoluzione, quindi è veramente eccellente. La forma mi piaceva, è comodo, la cover l'ho amata. Il problema è che purtroppo quando mi sono trasferita qui, il problema che avevo prima e che mi faceva comprare tanti libri sul Kindle è venuto meno. Vi spiego. Io questo l'ho utilizzato tantissimo da quando mi è arrivato, quindi fine dicembre fino a maggio, diciamo maggio, aprile, sì. Perché? Perché come vi dicevo sempre, io non potevo comprare altri libri cartacei perché dentro la mia cameretta non avevo più spazio, ragazzi. Cioè io vivevo prigioniera dei libri, ne avevo comprati troppi cartacei e non mi muovevo più. Quindi mia madre mi aveva categoricamente vietato di comprarne cartacei, mi aveva detto c'hai questo, compra qua. E io così ho fatto per molti mesi. Quando però sono venuta qua, il problema inverso, cioè il problema che si è creato era quello inverso, cioè che io ho un sacco di spazio libero, tipo sulle mensole, e non ho abbastanza libri per riempirle, quindi ovviamente ho iniziato a comprare solo libri cartacei, anche perché sapevo che non solo, vabbè, il libro cartaceo ha sempre il suo fascino, ma che poi l'avrei pure messo in esposizione, quindi proprio mi sono data la pazza gioia, come saprete. Errore, perché ovviamente poi ho lasciato da parte questo, ma mi prometto di ricominciare a leggerlo, anche perché comunque c'è una ovvia convenienza tra leggere qui e leggere cartaceo, quindi giuro che per le cose più opinabili, nel senso non proprio i libri da esposizione, comprerò
qui, quindi su questo ho intenzione di impegnarmi, anche perché mi piace, non è che è stato un acquisto sbagliato, solo che poi è successa a casa, è successa la vita e me sono dimenticata. Sesto acquisto fallimentare, questo è proprio devastante, del 2021 è questo, che è una categoria un po' strana e sto parlando di queste caramelle. So che voi direte: Martina, ti sei pentita di aver comprato delle caramelle? Guarda e passa oltre. No, perché queste caramelle qui, sapete quanto costano? 15 euro. Vedete, ripresi? Qualcuno è svenuto? Tutto ok? Bene. 15 euro. Questo pacco costa 15 euro. Considerate che quando sono andate di moda quest'estate su TikTok, io un giorno ho detto a mia mamma: mamma, senti, se passi lì, lei doveva andare in un posto, ho detto, se passi lì e ci sono, me le potresti prendere? Perché vedo tutti che le provano e mi incuriosiscono. Lei mi ha detto, sì, amore, te le prendo. Quando è tornata a casa e me le ha prese, io non avevo assolutamente idea del prezzo. Lei mi fa, certo, ammazza, ste caramelle 15 euro. E io ovviamente sono rimasta... Ora, mi rendo conto che la confezione è molto molto carina, quindi si paga anche il packaging, si paga il fatto che i prodotti fossero di punta, il fatto che sono parecchio grandi, però oggettivamente 15 euro per le caramelle per me e Martina non li avrei spesi, ma non ho avuto, vi ripeto, non avevo idea. Quindi sono le Happy Fruit queste. E i cosini all'interno, cioè le caramelle all'interno sono fatte così. Sicuramente se frequentate appunto TikTok avete idea di cosa sto parlando, perché cioè, le avete viste tutti. E sono queste caramelle che sono contenute in questa plastica molto morbida e hanno come scopo quello di farvi divertire con i vostri amici, cioè voi dovreste morderle e il liquido all'interno, che è chiaramente commestibile, esplode, un po' vi sporcate, un po' voi sporcate quello che avete intorno e questa cosa dovrebbe creare ilarità con gli amici. Il punto è che non è che lo volessi provare con gli amici, volevo farci un trend, volevo un po' utilizzarle, di fatto, a parte il prezzo, io le ho assaggiate e per me, io che non sono amante di caramelle, quindi alzo le mani e già metto le mani avanti, come dire. Per me sono terribili, nel senso che proprio il gusto mi fa impressione e nonostante io sia amante della frutta, mi fanno proprio impressione e quindi soprattutto questa cosa troppo liquida, cioè io pensavo fosse più gelatinosa, invece è proprio una cosa liquida, mi ha fatta proprio impressione, quindi prende ne ho provata una e basta, le ho lasciate lì, ne ho regalata una a Flavia, mi sembra una ad Alice che le volevano provare e basta, il mio ragazzo si è rifiutato e mia madre pure, quindi niente, sono qui e non so che farne perché essendo una cosa commestibile non è che... La metto in vendita o la regalo al primo che passa. Quindi me ne sono tenute così, però ecco, questo è stato un acquisto un po' sbagliato perché mi pento, di questo mi pento, cioè 15 euro proprio letteralmente buttati. Vi dico solo che per farvi il settimo acquisto fallimentare sto accavallando le gambe per mettermi comoda e fare questo discorso alla nazione senza ridere, senza mettermi le mani in faccia. Allora, questo settimo acquisto vi stenderà, io lo so. Tante volte che mi avete chiesto l'opinione su questa cosa e sinceramente volevo lasciarvi fissa, diciamo eterna ai posteri in video. E cioè il settimo acquisto su cui anche qui alzo le mani perché ho delle cose da dire di cui mi pento però, cioè che non è stato proprio, diciamo che questo, no, aspettate, ho detto male. Non è un acquisto di cui mi pento, ma non è proprio un acquisto top del 2021, cioè è un acquisto su cui un po' me rode, su cui ho delle, come dire, delle riserve e di cui non sono 100% soddisfatta, però non ne sono pentita al 100%, cioè che vi dico già da ora che tornassi indietro con la consapevolezza di com'è andata, io da persona un po' sciocca su alcune cose e superficiale su altre, cosa che ammetto senza problemi, non siamo perfetti, ognuno di noi vive di incoerenze, l'importante è ammetterlo e passare oltre, non so se non lo rifarei tornando indietro, quindi vi dico questo in tutta la mia incoerenza. Allora, il settimo acquisto di cui un po' ho delle perplessità è la lattissima di Nespresso, ovvero la mia macchinetta per fare il caffè che mi vedete tutte le mattine. Contro di quella macchinetta, quindi cose che mi fanno dire, mi fanno inserire questo prodotto in questo video. Il fatto che dovrebbe fare il cappuccino, di fatto io il cappuccino ce l'ho fatto le prime volte, ma 2 volte si è rotta. Il cosino per fare il cappuccino funziona a mio avviso non bene come dovrebbe un oggetto del genere. Ho avuto infiniti problemi. L'assistenza su questa macchinetta purtroppo non è stata, secondo me, all'altezza della situazione, nonostante io con l'assistenza Nespresso mi sia sempre, sempre trovata benissimo, ve lo giuro. È l'assistenza migliore insieme a quella di Apple che io abbia mai trovato in vita mia. Eppure su questa macchinetta purtroppo non mi sono riusciti a dare, cioè non mi sono riusciti a dare la vera assistenza di cui avevo bisogno. E di conseguenza, una volola comprato anche l'Areoccino di Chiara Ferragni, perché l'ho comprato insieme chiaramente per casa nuova prima di trasferirmi,
Nel momento in cui ho comprato anche la Rioccino di Chiaraferragni, ho visto quanto funzionava bene, ho detto ciaone a quella macchinetta che mi faceva perdere molto più tempo, era molto più complessa da pulire e non veniva comunque bene come quello della Rioccino. Quindi di fatto io prendo, uso una macchinetta del caffè che dovrebbe fare anche un mega cappuccino e che quindi ha un costo che comprende anche questa cosa, di fatto come una macchinetta del caffè di Nespresso base che costa la metà. Quindi da un punto di vista economico non mi è assolutamente... Cioè, non è stato assolutamente un acquisto intelligente, però che c'è da dire? Che io la Rioccino di Chiaraferragni non l'ho preso perché mi serviva una Rioccino, l'ho preso perché era di Chiaraferragni ed era una cosa comunque in edizione limitata. Pertanto, una delle due cose sarebbe stata necessariamente inutile, perché non è che uno gioca, un giorno fa un cappuccino con una cosa e un giorno il cappuccino lo fa con un'altra. Cioè, se uno poi piace quella cosa, il caffè è una cosa molto abitudinaria, molto rituale, quindi una volta che ti abitui a berlo in un modo lo prendi tutte le mattine così, non è che ogni mattina in base a come ti svegli lo prendi, al limite puoi cambiare il gusto, ma non la modalità di esecuzione, passatemi il termine. Quindi, di fatto, una delle due cose l'avrei dovuta comunque abbandonare e tra le due, sinceramente, la Rioccino di Chiara è molto più semplice da utilizzare, è molto più comoda e mi piace anche molto di più il risultato. Di fatto, quindi, però io uso la macchinetta per fare i cappuccini come la macchinetta per fare i caffè, punto. Che vi devo dire, la macchinetta per fare i caffè funziona benissimo, molto meglio di quella classica, perché io avevo anche quella a casa dei miei genitori, piccolina solo per fare i caffè, cioè la qualità è diversa secondo me. Io non sono poi un tecnico, non sono un'esperta di questa cosa, quindi vi parlo proprio da profana, da persona ignorante che ha solo come informazioni che vi sta raccontando quelle date dall'esperienza. Nel mio caso, appunto, la macchinetta base che avevo l'anno, cioè a casa dei miei genitori, perché me l'avevano regalata 4 anni fa, 5 anni fa, non mi ricordo, fa dei caffè meno buoni per il mio gusto di questa qui. Quindi non so se cambia qualcosa all'interno, non ho idea. Fatto sta che questa fa dei caffè pazzeschi, cioè io non riesco più a bere da nessun'altra Nespresso piccolina. Però per i cappuccini per me è stato un fail perché non funzionava così bene come io mi sarei aspettata. Ma c'è un enorme ma, a me a livello estetico questa fa impazzire, cioè questa nella mia cucina, considerando anche che la mia cucina è una cucina esposta sulla sala, perché non è una cucina nel senso una camera a parte dove entri solo se devi andare in cucina, che sarebbe stata allora una cosa molto diversa e avrei fatto dei ragionamenti diversi. Essendo una cucina esposta, aperta, che vede pure il tipo che mi porta i pacchi a casa, ovviamente anche la macchinetta, per il mio gusto, per come sono fatta io, sapete, doveva essere conforme alla situa e quindi questa, per il mio gusto, ripeto, è la più bella che c'è. Cioè, io ogni volta che vado a Nespresso, pure se ce l'ho già, vedo la lattissima, il mio modello, e dico: mamma mia, che capolavoro estetico! E che lo continuo a pensare. Quindi, per stupidità, magari, per superficialità, io forse, forse, tornando indietro, potrei comprarla perché comunque la cosa del in caso mi faccio il cappuccino ce l'ho. Quindi, nel senso, se domani mi si rompe la Rioccino di Chiaraferragni, io comunque una cosa per fare il cappuccino ce l'ho. Esteticamente a me piace, non so come altro giustificare questa cosa, però non l'ho utilizzata al massimo delle sue possibilità come avrei dovuto e pensato all'inizio. Quindi è un fail 50-50 perché per tutti i motivi che insomma vi ho detto. Quindi questi erano i miei 7 peggiori acquisti, acquisti fail, acquisti di cui mi sono un po' pentita del 2021. A questo punto ho da chiedervi due cose. Uno, se volete anche il video su invece i migliori acquisti del 2021, perché devo dirvi ne ho fatti tanti e ce ne sono alcuni che sono delle chicche che mi hanno cambiato la vita, quindi fatemi sapere se lo volete. Due, quali sono i vostri peggiori acquisti del 2021? Perché voi stiamo ridendo di me, che per carità me lo merito, ma tutti noi facciamo errori, perché io so che pure voi fate errori ogni tanto, insomma, capita, è umano. Per cui ditemi le vostre, non lo so, i vostri due peggiori errori di cui proprio ogni giorno vi pentite e dite: mamma mia, come ho potuto essere così tontolone, tontolona. Quindi, insomma, fatemi sapere che sono curiosissima qui sotto nei commenti. Ad ogni modo, se avete, come vi dico ogni volta, dei suggerimenti per magari dare una nuova vita a una di queste cose o avete qualcosa da dire a riguardo, purché espresso con gentilezza, siete sempre benvenuti. Io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, vi abbia intrattenuto, vi sia piaciuto. Vi mando un grande bacio, un abbraccio e noi ci vediamo alla prossima. Ah, e ricordatevi di dirmi della postazione se vi piace o meno. Ciao!